Questo terrazzino dell'Aeroclub di Bari è davvero speciale, il posto nostro di rifugio dove ci rilassiamo dopo ogni volo, volo bellissimo come quello di questa mattina che non ho potuto filmare del tutto perché abbiamo dovuto un attimo, diciamo, surfare tra le nubi, quasi a toccarle e ad impastarle con le nostre mani. Mistero della Santissima Trinità, toccare il cielo con un dito. Tre versetti sono quelli che Giovanni ci regala in questa domenica. Molto molto intensi, molto molto belli, potrebbero essere l'energia totale di Dio, l'enciclopedia dell'amore della Trinità, un mistero ovviamente insondabile. E oggi mentre ero in nube, sapete che in nube si perde un po' tutto, anche l'apparato vestibolare ti dà riferimenti contrari quelli che tu pensi, c'è bisogno sempre di andare avanti con molta attenzione, facendo leva soprattutto sull'affidarsi agli strumenti, no? E a un certo punto ti potrebbe anche capitare di volare a testa in giù mentre tu stai perfettamente dritto, o viceversa, per esempio, perché le sensazioni non sono mai quelle reali. Allora, mentre ero in nube, oggi pensavo proprio a questo: entrare nel mistero di Dio significa entrare in una confusione generale, che non è la confusione razionale di chi sta di fronte a un problema matematico, per esempio, inesplicabile, per cui dici, ma da dove comincio? Dove vado? Ma è quella confusione dell'amore, quando tu te ne vai in tilt e ti innamori di una persona e non capisci più niente, perché parte il cervello. Così è, quando siamo davanti a Dio, lo diceva anche il santo curator d'Ars, di fronte a questo mistero insondabile della Trinità, il cervello parte. E quando tu entri piano piano in questo mistero, rischi di ritrovarti in una posizione completamente diversa da quella che tu hai pensato. Che cosa voglio dire? Che il mistero della Trinità confonde, ma nello stesso tempo ci porta a pensare che l'unico sistema per poter navigare dentro Dio è la bussola del Vangelo e della fede. Solo la fede ci fa entrare nel mistero di Dio, che è un cammino misterioso alla ricerca quotidiana di una relazione. Questo è il mistero della Trinità, è una relazione. Non potremmo mai comprendere Dio se pensassimo di voler fare la nostra vita solo dei voli completamente solitari. Impensabile tutto questo. Dio è uno e trino e la sua trinitarietà significa relazione, non irrelazione. Allora pensate un po', ogni volta che noi entriamo in contatto con una persona, lì si sta realizzando il mistero di Dio, pienamente realizzato nell'Eucarestia, perché la relazione che cos'è? È un dono supremo, non parziale. Ecco il mio corpo dato per voi, ecco il mio cuore, ecco la mia vita completamente data per voi. Dio ha tanto amato il mondo, cioè ha spinto il suo amore così forte, così tanto, ci sono parole italiane per dire questo senso agapico, questa spinta senza riserve, questo mollare tutto e schiacciare i propulsori verso avanti, ha mollato tutto il suo amore possibile dando il suo figlio unigenito. È un po' una follia, eh? Qual è il mistero più prezioso che una famiglia possiede? Il mistero più grande di cui ogni giorno contempla il figlio, poi se questo figlio è unico addirittura, come puoi tu dare, donare il figlio unico? È la spinta più grande dell'amore perché il mondo si salvi. Bellissimo. Allora noi dobbiamo sempre pensare che questo Dio, non per scherzo, ha rinunciato, non è che aveva due, uno. E al suo unico figlio l'ha dato per noi, per dimostrarci non una sola volta, tre, cioè nell'eternità, che lui ci ama alla follia, fino a confondere la nostra testa. Io ammiro sempre quelle vecchiette che vengono in chiesa tutte le sere perché mi insegnano il mistero del volo e il mistero di Dio. A volte non sanno nemmeno che cosa significhi saper scrivere o parlare in italiano, ma conoscono Dio molto meglio di un monaco che sta contemplando il mistero di Dio, di uno scienziato, di un filosofo, perché loro stanno
davanti al Signore perché lo vogliono incontrare. E sanno che lui le ha amate tantissimo, fino follemente a dare Didomi, il suo unico figlio. Perché? Perché nessuno di noi vada perduto. Bellissimo. Guardate, questo è un verbo molto bello, perché a volte nella nostra vita noi diciamo, tanti problemi per la testa, il lavoro che non va, scelte che ho sbagliato, mi sento perduto. Quante volte lo diciamo, no? Mi sento solo, mi sento perduto, senso di avere un senso di non speranza, senso di non poter uscire, no? Quando tu entri in nube, a un certo punto dici, oh, ma ci sarà un buco, una via d'uscita, uno spiraglio, un punto luce da cui bucare le nubi e poter uscire, scendere o salire? Beh, a volte anche noi ci sentiamo costretti in una nube, perdiamo l'orientamento, l'apparato vestibolare della nostra anima ci dice: guarda, sei perduto. Eppure lì Dio ti dimostra una cosa, ti tende una mano e dice: guarda, dammi la mano, ti porto io. Quello è lo strumento della fede, no? Dio non ti dirà mai che sei perduto, ti dirà sempre: vieni con me, seguimi. Non ci dimentichiamo che lui è amore. Giovanni ce l'ha detto, Dio è amore, prima Giovanni 4, 8. La sua misericordia, dice il libro dell'Esodo, l'Esed, è stracolma, senza ogni limite. Ecco perché lui si è donato così tanto da non lasciare alcuna riserva per se stessi. Concludo. Quando ti senti disorientato, quando perdi l'orientamento, sappi che Dio è lì ad aspettarti per farti capire dov'è la verità della tua vita. Solo che a volte tu preferisci la morte alla vita. Preferisci continuare per i fatti tuoi dicendo che sta andando tutto bene, ma non è vero. Non è vero che sta andando, ti sembra che stia andando tutto bene. L'invito che voglio farti oggi è: ascolta l'amore, ascolta la voce di Dio, ascolta la coscienza, perché probabilmente da quella nube ne puoi uscire. E poi l'ultima cosa, la nube è la Shekinah nel libro dell'Esodo, no? Questa nube che riempie la tenda. Perché? Non perché è una struttura, diciamo, quasi evanescente, anzi è abbastanza materiale e concreta, è anche molto pericolosa, ma perché il riempimento della presenza di Dio entra ovunque e permea ogni parte senza scandalizzarsi della mia esistenza, del mio corpo e della mia vita. Allora anche il tuo corpo, anche il mio corpo può diventare tenda della presenza di Dio, Shekinah, non una nube da attraversare, ma una nube che riempie. Vogliamo vivere questo mistero trinitario in questa nube dell'amore di Dio? Cominciamo a prendere mani alle persone e a dire: vieni con me, ti faccio uscire io, perché nel mistero di Dio tutti quanti siamo amati e salvati e mai perduti. Buona solennità della Trinità a tutti qui dall'Aeroclub di Bari.